Allora Terrani, un gol che ti ripaga del fatto di non giocare tanto e di lavorare tanto per eventualmente spostarti anche di ruolo? Sì, ovviamente, bisogna farsi trovare pronti, sto lavorando da mezzala e non l'avevo mai fatto fino ad ora, quindi con pazienza e con l'aiuto dei compagni del mister, pian pianino dai, si sta venendo fuori. Il tuo gol non è bastato oggi, un 2-2 che forse lascia un po' l'amaro in bocca. Sì, sicuramente, come ho detto in precedenza, speravo in un esito diverso dopo il gol, che magari regalasse i 3 punti. Non c'è il rammarico, c'è da lavorare in settimana per pensare alla prossima. 3-5-2 con Floriano mezzala anche oggi, quanto tempo ci vorrà per trovare questi meccanismi? Come vi state trovando? No, lavoriamo in settimana, ovviamente poi sta l'allenatore a fare le scelte, a trovare l'equilibrio giusto. Da mezzala però ti puoi ritagliare uno spazio importante, oggi peraltro ci è sembrato che tu sia entrato con una determinazione che forse sin qui a Bari non avevi ancora espresso. Ma sicuramente oggi si è visto questa determinazione, sì, con forse con la facilità anche degli spazi un po' più aperti. Ecco. Secondo te perché il Bari oggi non è riuscito a imporre la sua idea di gioco? No? In questo periodo, da quando è arrivato Vivarini, il Bari ha sempre fatto bene, anche nei vari pareggi, comunque in trasferta, però al San Nicola aveva imposto chiaramente l'idea di gioco. Come mai oggi non è successo? Ma abbiamo incontrato difficoltà, bisogna dar merito anche alla squadra avversaria perché tutti i ragazzi giovani ma giocavano molto bene, l'avevamo preparata molto bene in settimana e non siamo riusciti a imporre il nostro gioco come volevamo, ecco. E c'è questo rammarico qua che è molto importante, soprattutto anche per non aver chiuso la partita, soprattutto inizio secondo tempo. Ma paradossalmente il gol a freddo non potrebbe avervi addirittura penalizzato nell'approccio, perché il Bari è sembrato un po' accontentarsi di quell'1-0, ha cercato di conservare contro una squadra che per natura non è abituata a farlo come la Vibonese. No, non credo. Dopo l'1-0 abbiamo avuto qualche difficoltà e ci siamo abbassati, però poi subito inizio secondo tempo con le accortezze dell'allenatore siamo riusciti a ritornare sul piglio giusto e sfiorare il 2-0. Ripeto, c'è il rammarico perché sono punti persi. Ti devi spesso ad allargarti a sinistra per cercare gli spazi. Che differenze stai riscontrando rispetto al ruolo di esterno d'attacco di trequartista? Beh, ovviamente la fase di non possesso è diversa. Il mister ci chiede di fare quei movimenti lì per creare spazio anche per le punte. Tutto qua. C'è una dedica per questo gol? No, non in particolare. La mia famiglia e basta.